Ciao a tutti, oggi prepareremo la bavarese alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora più 10 ore per rassodare. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero a velo, zucchero semolato, latte, tuorli, colla di pesce in fogli, fecola di patate e pasta di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta, mettete la panna in freezer per 45 minuti e ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo lo zucchero a velo, la panna ben fredda. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare senza tempo a velocità 3. Ci renderemo conto quando la panna sarà montata, anche perché il rumore che avvertite cambierà. Sono trascorsi circa 3 minuti, siamo a 2 minuti e 50. Non abbiamo messo il tempo proprio perché in funzione del tipo di panna e dei grassi che contiene ha dei tempi differenti per montare. La panna è montata, andiamola a trasferire in un contenitore e conserviamola momentaneamente in frigorifero. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere il latte. I tuorli. Lo zucchero. La fecola di patate, la pasta di nocciole. Facciamo cuocere il tutto per 5 minuti, 80 gradi, velocità 4. Adesso aggiungere i fogli di colla di pesce ben strizzati. E far amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Andiamolo a trasferire in una ciotola capiente e mescoliamolo di tanto in tanto e facciamolo raffreddare. Una volta che il nostro composto si è intiepidito, andiamo a riprendere la panna dal frigo e mettiamone poco alla volta e la facciamo incorporare con movimenti dal basso verso l'alto, cercando di non far smontare la panna. Adesso andiamo a trasferire il composto in uno stampo e andiamo a riporlo in frigo per almeno 10 ore. Trascorse le 10 ore, la bavarese si è addensata. Adesso andiamo a impiattare.
Bavarese alle nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.